importante giornata, appunto, sicuramente di svolta per la nostra comunità, per i rapporti che sono sempre stati ovviamente importanti, ma credo che oggi abbiamo segnato un passo in più. Un saluto alla principessa Elettra Marconi, che è la nostra cittadina onoraria e ormai la vive, la città la conosce molto bene, è sempre nostra graditissima ospite del territorio. Un saluto all'onorevole Rossi, che anche lui conosce la nostra città, mi confidava appunto che era anche il nostro cittadino fino a qualche tempo fa, quindi con estremo piacere ci rivediamo in questa giornata. E ovviamente al professor Cancellieri e a Livio Spinelli, a cui va il mio sentito ringraziamento. Io farò alcuni ringraziamenti fondamentalmente legandoci a alcune riflessioni. A volte i ringraziamenti sembrano delle cose demagogiche e fatte appositamente per una sorta di forma, invece in realtà sono sentiti, perché senza la volontà del professor Spinelli e l'ingegner Cancellieri non ci sarebbe stata questa giornata, non ci sarebbe probabilmente stata neanche protocollo di intesa fatto con l'aeronautica militare. Loro ci credono in questo progetto, ci hanno sempre creduto, hanno un'idea quasi religiosa del valore di questo luogo, che fondamentalmente è stato sempre un valore importante nei nostri cuori. Oggi finalmente ha assunto, grazie al protocollo, che come ricordava il generale Santestroni, che a cui va il mio ringraziamento, è più importante, l'ho tenuto per ultimo proprio perché devo dire grazie a lui e al suo staff abbiamo siglato qualche mese fa, lo ricordavo a gennaio, un importante protocollo. Un protocollo che di fatto renderà questo luogo, dove dal 1929 al 1937 Marconi fece i suoi primi studi, renderà questo luogo finalmente possibile per visite non solo dei nostri cittadini e dei nostri studenti, auspico proprio che possa diventare un luogo di turismo e di divulgazione scientifica. L'impegno messo per la realizzazione e la ristrutturazione del sito da parte dell'aeronautica è stato importante, in tempi storici fondamentalmente non semplici per l'economia, almeno parlo per quanto concerne l'economia dell'amministrazione comunale. Quindi un ringraziamento veramente sentito, perché c'è stato un impegno, un'elaborazione di un protocollo, la volontà di volerlo siglare in tempi fondamentalmente veloci, che per me è stata una sorpresa stupenda e positiva. Quindi tutti questi passaggi, tutti questi atti hanno fatto sì che oggi possa sorgere, almeno a livello spirituale, la prima pietra di quello che sarà, spero presto, un museo marconiano. Ovviamente al Cresme, che ci metterà tutte le forze economiche di cui dispone, che sono volontari, poche, lo so, fondamentalmente cercheremo sponsor e aiuti per realizzare questo nostro sogno, perché poi dico sempre in tutte le occasioni, qualche giorno fa ho avuto l'onore di aprire, spero in maniera importante e definitiva, il Castello di Santa Severa. E insieme a quest'altro punto, quest'altro passaggio, credo che si cominci a formare la comunità di Santa Marinella. Noi siamo una città relativamente giovane, fatta di passaggi di immigrazione importanti delle regioni d'Italia, quindi non abbiamo fondamentalmente né una storia né una tradizione, ma credo che si comincia fortunatamente a formare, e anche con siti e punti e luoghi che ricordano la storia, finalmente questa memoria condivisa può trovare la luce. Dicevo, fondamentalmente è stato quindi un protocollo che ci permetterà di coinvolgere anche attori privati nella realizzazione e nel recupero di risorse economiche che possono in qualche modo dar luce a quello che sarà poi in fine dei conti il museo marconiano. La prima sfida è vinta, che era quella appunto di siglare il protocollo. La seconda sfida è quella di realizzare in sinergia con tutti gli enti dello Stato quello che sarà appunto il museo marconiano. Ovviamente anch'io rivolgo un saluto agli studenti, che in qualche modo saranno il nostro futuro, quindi si prepareranno un domani a gestire magari anche la città, qualcuno tra di voi farà forse il sindaco o l'assessore fra qualche anno, quindi fondamentalmente se riprendete un po' quella che è la nostra storia e cercare di portare avanti, noi ci siamo riusciti in maniera umile, ovviamente imperfetta, ma magari voi riuscirete a correggere tutti quelli che sono stati i nostri errori e fare qualcosa di buono per la nostra città. Giustamente all'85esimo giorno, qui ricordiamo la figura dello scienziato Marconi, che qui iniziò a fare i primi passi per quanto riguarda la radiolocalizzazione, la radiotelefonia. Sono tutti strumenti che oggi diamo in qualche modo per scontato, ma là ovviamente pensate quanto era complicato introdurre e far magari anche investire enti pubblici in ragionamenti di questo tipo. Oggi, grazie anche a quegli interventi, soprattutto grazie a quegli studi, abbiamo quella tecnologia e quella comunicazione che ci permette un po' di accorciare il mondo, di essere più veloci nelle comunicazioni,
cercare anche nelle situazioni di emergenza più gravi di dare risposte ovviamente più celeri e più veloci. Credo che ci sia una piccola mostra che è stata allestita dai nostri volontari, ovviamente con la supervisione scientifica del professor Cancellieri, anche questa grazie all'aiuto e al contributo della Fondazione, attivando anche i miei ringraziamenti perché senza la Fondazione Carici per molte cose non saremmo riusciti a farlo. Questo ovviamente li leghiamo anche per la prossima sponsorizzazione, per la realizzazione del museo, in modo tale che possano essere sempre il nostro partner, ma credo che riusciremo, visto che il progetto è importante, ad ampio respiro, ad attrarre anche investitori di altro genere, di altro tipo. Faccio ovviamente un saluto a tutti voi presenti, perché comunque grazie a voi, anche grazie alla comunicazione che darete di questa giornata, è possibile poi in qualche modo lanciare sempre il ricordo delle nuove generazioni e soprattutto lanciare un punto nel futuro, uno sguardo nel futuro che possa in qualche modo proseguire questo percorso che abbiamo cercato di realizzare in questi lunghi anni. Mi dico sempre, ovviamente, al professor Spinelli, dare la carica, come ha sempre dato in questi anni, a ricordarci, non dico ogni giorno, ma quasi ogni settimana, l'importanza di questo luogo e la funzione che questo luogo ha avuto per l'intera nazione. Grazie della vostra attenzione.